sogno perché ti dà quest'anno. Tu hai iniziato prima a dire per la questione di una serie di rapporti in cui si è deciso per la questione. Ci sarebbe palese parte comunque con anche il suo compito del 36 perché ha accusato di questa serie. Si sente? Si sente, perfetto. E quindi una serie di poesie dove la caratteristica principale di queste poesie erano i personaggi, erano gli ultimi, erano gli esultati, e quindi rispetto a questo proprio lavorare stanca è la lotta continua che noi facciamo ogni giorno in questo sistema capitalistico. Quindi perciò il tema che lo vedo anche abbastanza attuale, quindi perciò abbiamo utilizzato questo nome. Io ringrazio D'Ambrosio perché con questo film in qualche modo ha alzato la voce rispetto a una tematica fondamentale, secondo me molto più lungo, una tematica importante che in qualche modo ha acceso i riflettori su quello che è il sistema capitalistico. Ha acceso i riflettori su questo sistema che l'unica cosa che può fare è quella che c'è, un sistema capitalistico fondato sulla morte che schiaccia la vita, semplicemente per una questione di profitto selvaggio. Noi dobbiamo prendere esempio da Venezuela, perché il comandante supremo Hugo Chavez parlava di una transizione da una società capitalistica a una società socialista, questa transizione fatta in maniera graduale, che ha preso proprio l'avvio 17 anni fa. Quindi è su questo esempio che dobbiamo andare avanti. Un esempio su una politica di distribuzione della ricchezza, perché ci sono due tipi di problemi che dobbiamo un attimo ragionare. Un problema che è la manipolazione dell'informazione, che è devastante, è come c'è stato nel film di due ore, quindi la situazione di due donne a Siviglia, là anche lì c'è stata una manipolazione, è vero che dopo sono uscite delle notizie che è morto là dentro perché fumava la sigaretta, perché erano delle copie di tuono, quindi una manipolazione di informazione. Quella che sta subendo nelle storie di questo momento è una grande manipolazione di informazione, perché non è possibile che si riprendano manifestazioni chaviste di centinaia di migliaia di persone intervallate da esponenti dell'opposizione per far capire che quella manifestazione dell'opposizione, oppure tutti questi giornalisti che in qualche modo passano delle notizie per far passare in Venezuela un paese governato da un dittatore, da una persona che crepina. Non è così, è un mondo alla rovescia, come dice Galeano, qualcosa che non esiste, come gli asini che volano, dove il cielo spara i cacciatori. È un mondo alla rovescia. Questo mondo alla rovescia va ribaltato, nel senso noi dobbiamo dire la verità, e io come giornalista e anche cittadino in qualche modo dobbiamo dire la verità rispetto a quello che accade. Non si parla delle grandi missioni che sta facendo in questo momento, che ha portato avanti il Venezuela, di questo non si parla, della gran missione vivienda che ha dato 1.600.000 appartamenti a chi viveva nelle baracche, ma la missione vale. La tutela, la politica rispetto alla questione dei migranti, perché dobbiamo anche dire che 5 milioni di colombiani hanno trovato la propria posta all'altezza del territorio del Venezuela. Quindi questo qua non va proprio ragionato, non va proprio detto. Quindi noi abbiamo il compito di dire queste cose, le dobbiamo dire anche con forza, perché ci sta la possibilità di passare verso una società socialista. L'altro problema principale sono le Garimbas. Questo gruppo di persone che sono degli emetti di questi paesi, che fanno parte, che pagate dall'imperialismo statunitense, pagate dal Comunità Popolare, che è il partito dell'opposizione, queste grandi basse che ritroviamo davanti a tutte le manifestazioni a comporre la linea del rocco, in qualche modo, che si mettono a fare per il proprio territorio. Però io ancora non ho capito perché non si fa vedere, quindi quando si attacca all'ospedale pediatrico che accanto c'è un McDonald's. Quindi si attacca all'ospedale degli altri, ma non si attacca niente d'oro. Quindi rispetto a queste cose qua, che dobbiamo dire con forza, noi siamo abituati anche in Italia a manipolare un po' la situazione. Mi ricordo la questione di Carlo Giuliani, come è stata manipolata una cosa costosa. Mi ricordo dei compagni che si sarebbe arrestato per aver partecipato ai funerali. Lasciamo perdere questa manipolazione che fa. Quindi noi come radio, che è una radio che è partita nel 2004 e poi ha avuto un'evoluzione, un
vivo. E praticamente è proprio questo, cioè dal 2004 che noi stiamo tentando di dare una informazione corretta. Quindi per quello che chiamiamo chi crea il name, conosce i segnali, e quindi su questo quindi diamo espressione proprio per sapere la verità di due campi, perché si parlano tutti i giornalisti che sono in qualche modo fedeli alla linea di uno che si chiamava Goebbels e Terzo Reich, che è una verità, che una bugia se detta 100, 1000, 1000 di volte, quella bugia si trasforma in realtà. Questo è quello che volevo dire, quindi ringrazio tutti. Questo tempo alla console io chiederò di intervenire alla fine proprio perché mi sembra anche rispettoso rispetto proprio all'evento. Allo stesso io posso utilizzare tra molte virgolette la vostra presenza con il giardino appena via io qui per poter fare anche qualche domanda che sia inerente al tema del film e al film stesso. Prendo spunto, comincio con Elio perché mi aveva detto una cosa pertinente, diciamo, nella pausa, perché si faceva una domanda rispetto a questo film così, così bello, e ti passo quindi la parola. Sul Tirreno di Livorno, e cioè un contratto scritto a 50 centesimi, allora, forse è detto male. Poi me l'ho scordato, l'ha ripreso mentre stavamo vedendo il film, perché siamo arrivati con qualche altro di ritardo, io non capivo bene, avendo visto il servizio, mi ha detto, ma scusami, nel frattempo ho letto la notizia, poi mi ha detto, no, è uscito pure una notizia sul fatto, e mi ha detto, ma scusami, ma chi ha riportato questa notizia? Una volta, se uno leggeva questa cosa, dopo un momento, non sto dicendo era meglio prima, sto solo dicendo, diceva, è possibile, non lo sapevamo, e succedeva così, no? Sì. Il contratto è scritto a 50 centesimi, ma... Oh, se mi permetti, se posso parafrasarti. In effetti la domanda che tu ti poni è come mai un film che 20 anni fa avrebbe sicuramente allentato la coscienza di tanti, invece adesso praticamente non è stato attenzionato proprio dai media. Bravissimo, a ricordare perché era giovane, a ricordare anche me. No, in realtà quello che dici è molto vero. In realtà l'attenzione, diciamo, da parte dei media c'è stata quando è uscito il film, insomma, però è passata, diciamo, come un bicchiere d'acqua, cioè nel senso il film è uscito, ne hanno parlato, insomma, anche la RAI, Rai 2, Rai 3, insomma, i giornali, tutti i giornali, però poi. E questa cosa mi successe anche quando è uscito Beautiful Country, che parlava dei rifiuti tossici, che nessuno sapeva, cioè quando è uscito il mio documentario nessuno parlava dei rifiuti tossici, cioè noi uscimmo e ci fu la grande, diciamo, bastonino dovette rimettersi a un certo punto, perché tra l'altro l'ho incontrato poco tempo fa, mi ha detto che è colpa mia, dice, se lui è caduto, mi ha detto ma non ti vergogni, dico no, tu ti dovresti vergognare perché hai ridotto la campagna come un cesso pubblico, insomma, insieme ai camorristi, agli imprenditori deviati, eccetera. È stato bene nei paesi più poveri del mondo, in Turchia, in Iran, in Albania, sono stato 2 settimane fa, e la gente si percepisce questo dolore, questa sofferenza, sì. E anche il riscatto, perché poi è un film sulle donne, sulla profonda dignità delle donne, perché io credo fondamentalmente, questa è la mia visione del mondo, una volta Alex Zanotelli mi ha detto una cosa, dice per me Dio è donna, ecco, questa frase per me ha tutto, diciamo, il mio mondo culturale. Infatti c'è un bellissimo cast. Grazie della domanda, è una bellissima domanda. Io lessi di questa storia, uscì un trafiletto su Repubblica, parliamo del 2006, e mi colpì e decisi di andare sul posto, sul luogo, e all'inizio volevo farci un documentario più che un film, e ho incontrato le famiglie delle vittime, ho seguito il processo, eccetera, ma la cosa che più mi spinse è quella che Don Luigi Ciotti chiama il diritto alla rabbia, no? Cioè a un certo punto io da cittadino, e la forte indignazione perché e mi sembrava assurdo che in un paese, diciamo, civile, ma che molte volte civile non lo è, una ragazzina di 16 anni invece che stare a scuola lavorava in un laboratorio a fare materassi, si facevano materassi in questo laboratorio.
e ho scoperto che in quella zona, ma in molte zone del sud Italia e anche del nord, ci sono tantissimi laboratori clandestini, tante fabbriche abusive che fanno camicie, che fanno scarpe, molte volte sono nelle proprie case. E la cosa che ho notato è che non c'è una percezione fra ciò che è legale e ciò che è illegale, cioè quella roba lì per quella gente è il pane, ecco. Quello, cioè il nero, molte volte noi non ci rendiamo conto, ma in molte zone del sud Italia è diventato, questo l'ha detto un ministro della Repubblica, lo disse Fassina, credo, anni fa, quando era ministro, il nero è una forma di sopravvivenza, cioè è una cosa molto dura e triste da dire, da raccontare, ma per molte famiglie è così. E la politica, diciamo, è la cosa che più mi indigna, sfrutta questa miseria, cioè crea consenso su questa miseria. Io vivo in un paese in cui il sindaco vince le campagne elettorali dando posto, dando dei lavori a 3 mesi a dei poveri disgraziati che per fame accettano e votano e vince sistematicamente le elezioni da 20 anni. È un paese qui vicino, si chiama Ponte Cagnano, cioè. E questo lo fanno tantissimi politici, purtroppo, in tantissimi comuni. E questa roba qui non è una roba così, è una roba che è contraria a qualsiasi forma di dignità, diciamo, civile, umana. E quindi, purtroppo, non, invece di risolvere questi problemi, insomma, si accumulano. Quindi questo film nasce proprio da una mia forma di indignazione. Ma io tutte le cose che ho fatto nascono da lì. Beautiful Country nacque perché io, un giorno col presidente di Legambiente regionale, che è un mio amico, Michele Bonomo, mi portò a Qualiano, lui, a 40 km da Casalini, io non c'ero mai stato, e ho visto la Somalia, cioè ho visto discariche con arti umani, acquitrini, insomma, e quella roba lì, dico, ma io pianto quel giorno, io e Raffaele Del Giudice, che poi adesso è vice sindaco dell'Alto Napoli, ho pianto per questa roba, io, e quindi tutte le cose nascono innanzitutto da una mia militanza, diciamo, da cittadino, più che da regista, cioè i miei film, i miei documentari, le mie piccole cose nascono da questa forma di indignazione. Ecco, io credo che il cinema per me ha questa funzione sociale, per questo credo che Francesco Rosi sia uno dei più grandi registi che questo paese ha avuto, perché è un po' lo specchio non edulcorato del nostro paese. Ecco, tu parlavi di giornalisti, io non sono completamente d'accordo, perché per me ci sono tantissimi giornalisti che fanno bene il loro mestiere, poi ce ne sono altri che invece purtroppo si vendono, però credo che il cinema invece sfugga da questa cosa, perché è un mezzo povero in questo paese. Questo film è una cosa che mi ha meravigliato, è andato bene nei paesi più poveri del mondo, in Turchia, in Iran, in Albania sono stato 2 settimane fa, e la gente si percepisce questo dolore, questa sofferenza, sì. E anche il riscatto, perché poi è un film sulle donne, sulla profonda dignità delle donne, perché io credo fondamentalmente, questa è la mia visione del mondo, una volta Alex Zanotelli mi ha detto una cosa, dice, per me Dio è donna, ecco, questa frase per me ha tutto, diciamo, il mio mondo culturale. Io ringrazio alla città di Cabaret del Re, e in cada una delle persone che sono qua rappresentata, perché noi abbiamo un affidamento speciale con Cava. Perché prima è nato questo reporte grazie a Emilio Lambiasi e a sua moglie, Benigna, e per supposto che non è signato a Marco Galdi. E dopo abbiamo sviluppato una bellissima relazione con il sindaco attuale e con tutti gli staff che lo accompagna. Io voglio ringraziare anche mia squadra che mi accompagna, Indira Pineda, Massimo Rea, Luigi, mia figlia Marilis, mio compagno Fabio e Fatima, che è la compagna che sta con noi también, no? E voglio dire che veramente per noi è un onore compartir contatto con cada uno di ustedes. Scusami che non parlo bene l'italiano, mi sto imparando il napoletano, a Luca che ha fatto questo tipo di iniziativa, per supuesto Geraldina che ha sido l'estandarte per noi, lei ha sido la giornalista più combattiva del manifesto comunista, ha sido sottoattaccata, ha andato per il Venezuela e io sono sicura che lei ha dimostrato andare la ultima gota del suo sangue per il Venezuela.
persona. Anche con noi sta un bravissimo compagno che si chiama Gianmarco Pisa, che anche pido también un saluto, perché loro hanno andato per Venezuela a fare un lavoro bellissimo della solidarietà. Devo Loredana, por supuesto, che non devo jamás dimenticare. Devo dire, Andrea, veramente che sono commossa vedendo questo tipo di film. E Francesco, guarda, Francesco ha un libro di un studio critico con il cinema. Io sono ignorante in questo, però posso dire che ha trasmesso un sentimento, una collegazione direttamente, perché tutti stiamo sotto e attento, vedendo tutto quello che corria, la donna sta incinta, non sta incinta, lui va a picchiare la donna, o sea, è la stessa storia che fa il capitalismo su noi. Noi siamo tutti la stessa cosa, uomo, donna, africano, pakistani, siamo lo stesso, siamo operario, siamo la mamma, la figlia, siamo lo stesso, con una sofferenza, con una società così marcata come il capitalismo che sfruttano a tutti noi. Quando noi nos convertiamo in un nemico, quando noi vediamo al fratello, alla sorella, come quello che va a competere con noi, è prodotto della società, che inizia nella scuola, che noi ripetiamo il modello anche di questa società e del mondo. In Venezuela ho visto che la persona per pura cosa si è bruciato, ha fatto quello, però nel nostro paese, come l'ha detto Geraldina, la persona solo per andare alla strada con una libertà la bruciano con il colore della pelle, per pensarlo diverso, lo bruciano vivo, da vivo. Perché? Perché l'opposizione non crede in una democrazia partecipativa e protagonica. Loro sanno che il popolo ha reazionato, che ha sviluppato una coscienza collettiva e che va a fare di tutto per difendere l'autodeterminazione. È per questo che Venezuela, la Bolivia, Cuba, Brasile, Paraguay, Uruguay, anche l'Argentina, noi siamo sotto attacco del governo statunitense, non del popolo, perché il popolo statunitense sta soffrendo veramente, eppure noi qua stiamo soffrendo. Io ricordo il giorno che Emilio Lambiase mi ha portato a casa sua, quando al momento era il sindaco Marco Galdi, e Marco Galdi ha parlato e dice: io sono veramente preoccupato perché non riesco a sviluppare un'economia, perché lo ragazzo, lo giovane va via perché non trovano un lavoro. Io dico: guarda, questo è il socialismo, questa è una persona consciente che vede la necessità, il bisogno di dare la copertura. Non è giusto che la persona più matura, più con esperienza sia sfruttata e devono lasciare, devono rimanere da sola, perché lo figlio deve cercare un lavoro fuori del territorio. E che questo non è una seconda guerra mondiale, questo è una terza guerra mondiale silenziosa, dove la persona non ha l'opportunità di svilupparsi nello stesso territorio. Noi in Venezuela abbiamo ricevuto con amor, con dolcezza, con carino a tutta la popolazione. Noi abbiamo in nostra pelle, in nostra sangue, sangue italiana, sangue portogalla, griega, francese, spagnola, che si è andato via, però il governo pensa che deve tenere il controllo. Per quello è importante sviluppare la rivoluzione all'interno dell'hogar. Quando noi come mamma, come noi come figlia, le imparavo, le insegniamo a nostro figlio che prima dobbiamo rispettare l'altro, indipendentemente del colore, anche la diversità del sesso, del colore, sia diversa. Noi siamo prima che tutto essere umano, e come essere umano dobbiamo essere rispettati anche la pensiamo diverso. E quello è il principio fondamentale. Il Venezuela è sotto attacco. Pensa tu che io sono capace di rendere ante un dittatore? Pensa tu che Nicolás Maduro, un uomo nero, descendente di nero, operario, è capace di attaccare, di combattere in contra del suo proprio popolo? No! Chávez mai nella vita si è sbagliato. Chávez sapeva che la persona, perché Chávez è morto, perché lui ha posto di tutto
ha dado su propia vida, su propia recuperación, per salvar al otro, porque sabía que es la única oportunidad. Y noi disogniamo veramente que la revolución se sviluppe qua in Italia. E qué mejor posto que el sur de Italia, que ha sufrido de todo. Qué mejor posto, voi que han sido arrebatado de la riqueza, voi que anche lo stesso, la lengua napolitana, que es lo più vecino de noi, dell'America Latina, se vuole dire no, es que la lengua napolitana es la esencia. Noi siamo esencia por quello que este tipo de filtro, este tipo de actividad que se realiza, que se sviluppa, è importante portarla no solo dentro. Noi dobbiamo andare en el cuartel più pobre, noi dobbiamo andare dove sono le donne che hanno sofferto e che continua, che rimane questa sofferenza, dove sono gli africani che sono sfruttati, in tutti i posti, queste associazioni che lavorano per rescatare alla donna che sono prostituta, quella donna che nessuno pensa che esa donna sente qualcuna cosa, che lo figlio, è che quasi lo figlio non sono esseri umani, è che noi non siamo esseri umani, è che noi non siamo proprietari della terra, noi siamo proprietari di niente, solo di firmare la paz, la guerra, per poter implantare la paz, e questa deve essere la strada corretta per arrivare. Pace, amor, respeto, no sentir que nessuno. Debíamos cambiar el capitalismo, debíamos firmar el capitalismo que es el resultado de quello que noi estamos viviendo. Agradezco a tutti quanti por esta bellísima manifestación. Scusate por haber detallado un poco. Allora, andiamo a chiudere. Prego. Allora. No, ma tu parli benissimo, guarda. Mio che perché complimenti, complimenti, perché un applauso, dai. È pure un bel ragazzo, si può dire. Ma certo, ci mancherebbe, voglio dire. Allora, magari noi ci metteremo la firma, veramente. Ho detto una cosa bellissima, noi siamo essenza, una cosa molto bella. Me la faccio mia, grazie. Che normalmente noi vediamo nelle fiction soltanto, ed è la prima volta che Andrea gli ha dato la possibilità di fare un ruolo di grande importanza. Come dicevo, nell'esordio di questa bella giornata, questi sono attori di teatro, vero? Però allo stesso tempo purtroppo dobbiamo anche cercare di trovare noi la pepita nel posto. Io per esempio adesso passo la parola a Geraldina. Per molti che stanno qui, lei è una firma famosa, è la prima volta che la possono vedere dal vivo e sentire, non è mica male questa cosa. Quindi mi tengo tantissimo quello che hai detto tu e sono molto contento anche perché il tuo intervento è fattivo. Pensa che io chiamavo Loredana Marino dall'altra parte, che è un esponente della rifondazione, diciamo anche con una certa esperienza, nonostante tutto giovane, mi ha detto che non ce la faceva di intervenire tutto. Mi dispiace perché volendo, credo che quando c'è un incontro come questo, più si vale, più sono persone di spessore come te, come voi, e io vorrei scomparire come l'arbitro nelle partite di calcio, purtroppo non mi è possibile. Comunque passo la parola a Geraldino. Grazie a tutte e a tutti, io volevo innanzitutto fare una domanda al regista ringraziando profondamente per questo film poetico, affilato, insomma, e che altro perché è molto difficile già scrivere di lavoro, no? E persino negli anni in cui si pensava più a lottare, a fare, che a scriverne, cioè si faceva la storia, no? Pensiamo, non so, a grandi romanzi scritti da Volponi, ma recentemente questo è un tema assolutamente passato, non dico in secondo grado, ma proprio non utilizzato per niente. E ci hanno riprovato i fratelli Dardenne, ci sono certamente anche in Italia alcune cose, però questo film è proprio importante secondo me perché parla del lavoro, ma parla dello sfruttamento sul lavoro. Noi qui ci hanno disabituato a vedere il legame tra questo mondo in frantumi. Per esempio le operaie del Bangladesh che sono bruciate vive in tante, no? Recentemente.
e la complicità che abbiamo noi in tutta questa faccenda, quando i nostri marchionne se ne vanno, ma ce l'abbiamo in casa, perché questo non è soltanto un fatto di cronaca, questa è la consuetudine, è la più grande violazione costituzionale che noi stiamo compiendo. L'Italia è una repubblica basata sul lavoro gratuito e sfruttato, purtroppo, perché non c'è altro, e sembra che fanno ancora un piacere ad andare a lavorare gratuitamente. Quindi io, tu che sei giovane, volevo capire come e perché questa tematica invece riesci a trattarla in modo forte, poetico, veramente che colpisce, no? Riesci a fare arte e nello stesso tempo denuncia vera, però dicendo delle cose, lì ci sono delle cose molto importanti, vengono dette anche per quello che è il capitalismo come relazione sociale fittizia e violenta, no? Per soprattutto nel miscuglio di relazioni familiari, queste piccole imprese, alla fine il peggio non è neanche il padrone, perché quello, no? Il peggio è la catena di complicità intorno, anche quelli che falsamente denunciano, cioè, poi c'è il ruolo molto bello della solidarietà fra donne, questo film è bello davvero, cioè, questa relazione forte, cioè la relazione sociale alternativa è la relazione di genere, cioè, che non ha bisogno di niente, cioè, neanche del paternage dell'uomo che poi alla fine si rifugia nel patriarcato classico, no? All'occorrenza benevolo. Quindi insomma, intanto grazie, però mi piaceva proprio che tu ci spiegassi perché un giovane in completa controtendenza con i tempi si mette a fare un film così bello e con un tema così ostico. Grazie della domanda, è una bellissima domanda. Io lessi di questa storia, uscì un trafiletto su Repubblica, parliamo del 2006, e mi colpì e decisi di andare sul posto, sul luogo, e all'inizio volevo farci un documentario più che un film, e ho incontrato le famiglie delle vittime, ho seguito il processo, eccetera, ma la cosa che più mi spinse è quella che Don Luigi Ciotti chiama il diritto alla rabbia, no? Cioè, a un certo punto io da cittadino, e la forte indignazione mi sembrava assurdo che in un paese, diciamo, civile, ma che molte volte civile non lo è, una ragazzina di 16 anni, invece che stare a scuola, lavorava in un laboratorio a fare materassi, si facevano materassi in questo laboratorio. E ho scoperto che in quella zona, ma in molte zone del sud Italia e anche del nord, ci sono tantissimi laboratori clandestini, tante fabbriche abusive che fanno camicie, che fanno scarpe, molte volte sono nelle proprie case. E la cosa che ho notato è che non c'è una percezione fra ciò che è legale e ciò che è illegale, cioè quella roba lì per quella gente è il pane, ecco, quello, cioè il nero, molte volte noi non ci rendiamo conto, ma in molte zone del sud Italia è diventato, questo l'ha detto un ministro della Repubblica, lo disse Fassina, credo, anni fa, quando era ministro, il nero è una forma di sopravvivenza, cioè è una cosa molto dura e triste da dire, da raccontare, ma per molte famiglie è così. E la politica, diciamo, è la cosa che più mi indigna, sfrutta questa miseria, cioè crea consenso su questa miseria. Io vivo in un paese in cui il sindaco vince le campagne elettorali dando posto, dando dei lavori a 3 mesi a dei poveri disgraziati che per fame accettano e lo votano, che vince sistematicamente le elezioni da 20 anni. È un paese qui vicino, si chiama Ponte Cagnano, cioè. E questo lo fanno tantissimi politici, purtroppo, in tantissimi comuni. E questa roba qui non è una roba così, è una roba che è contraria a qualsiasi forma di dignità, diciamo, civile, umana. E quindi, purtroppo, invece di risolvere questi problemi, insomma, si accumulano. Quindi questo film nasce proprio da una mia forma di indignazione. Ma io tutte le cose che ho fatto nascono da Beautiful Country, nacque perché io un giorno col presidente di Legambiente regionale, che è un mio amico, Michele Bonomo, mi portò a Qualiano, lui a 40 km da casa mia, io non c'ero mai stato, e ho visto la Somalia, cioè ho visto discariche con arti umane, acquitrini, insomma, è quella roba lì, dico, ma io ho pianto quel giorno, io e Raffaele Del Giudice, che poi adesso è vice sindaco dell'Alto Napoli, ho pianto per questa roba, e quindi tutte le cose nascono innanzitutto da una mia militanza, diciamo, da cittadino,
più che da regista, cioè i miei film, i miei documentari, le mie piccole cose nascono da questa forma di indignazione. Ecco, io credo che il cinema per me ha questa funzione sociale, per questo credo che Francesco Rosi sia uno dei più grandi registi che questo paese ha avuto, perché è un po' lo specchio non edulcorato del nostro paese. Ecco, tu parlavi di giornalisti, io non sono completamente d'accordo, perché per me ci sono tantissimi giornalisti che fanno bene il loro mestiere, poi ce ne sono altri che invece purtroppo si vendono, però credo che il cinema invece sfugga da questa cosa, perché è un mezzo povero in questo paese. Questo film è una cosa che mi ha meravigliato, è andato bene nei paesi più poveri del mondo, in Turchia, in Iran, in Albania sono stato 2 settimane fa, e la gente si percepisce questo dolore, questa sofferenza, sì. Anche il riscatto, perché poi è un film sulle donne, sulla profonda dignità delle donne, perché io credo fondamentalmente, questa è la mia visione del mondo. Una volta Alex Zanotelli mi ha detto una cosa, dice: per me Dio è donna. Ecco, questa frase per me ha tutto, diciamo, il mio mondo culturale. Il Venezuela viene attaccato, sta in fondo tutto in questo film, perché il Venezuela ha ridato dignità agli ultimi, riscatto, non elemosina. A noi ce l'hanno tolta nel sud, nel nord del mondo. Noi siamo stati il paese dello straordinario ciclo di lotta degli anni 70, anche armata. Siamo stati il paese del Partito Comunista più grande d'Europa e di una sinistra radicale molto forte, che è durata tanti anni, una generazione che ha pagato uno scotto grosso, oltre 5.000 prigionieri politici, occultato tutto, e oggi, mentre dal Venezuela scappano trafficanti, furfanti, da Cuba se ne vanno terroristi, sì, fior di terroristi che hanno messo le bombe sugli aerei e vengono chiamati esuli, stanno tutti a Miami. Gli altri, le persone che effettivamente dal ciclo di lotta sono stati esuli, perché noi abbiamo anche torturato in quest'Italia, lo vediamo adesso con il cosiddetto caso Battista, vengono chiamati ovviamente terroristi. Nel capovolgimento di linguaggio sta l'attacco al Venezuela, perché ovviamente fior di dittatori in giro per il mondo che seminano morte e distruzione, quelli sono meravigliose democrazie. Da Israele, vedo qua, e ringrazio i compagni che l'hanno fatto, del BDS, un dossier che dice che cosa nel mondo, quanto dolore inascoltato stanno subendo i palestinesi e tanti popoli negletti nel mondo. Questi dittatori vengono chiamati meravigliose democrazie, invece chi dopo 22 elezioni, perché il Venezuela si avvia a fare la 22esima elezione, hanno l'appoggio del popolo, hanno rialzato la testa ogni volta che sono stati attaccati, l'ultima è quella che ci stava appunto dicendo Luca, con questo attacco delle destre, forse nato, destre che hanno bruciato vive le persone per strada e qua venivano presentati come pacifici manifestanti. Quindi dietro il capovolgimento di senso, dietro questa informazione di guerra, dietro il fatto che purtroppo noi in Italia l'arte è stata ammazzata dalla ragione di Stato, film del genere sono molto rari e ti puoi spingere solo fino a questo punto, perché il film è povero, sì, ma ci sono degli interdetti che purtroppo sono derivati dal non bilancio del secolo delle grandi rivoluzioni, quindi siamo a 100 anni della rivoluzione bolscevica, a 150 anni della nascita del marxismo e a 50 dall'assassinio di Ernesto Che Guevara in Bolivia. Questa bandiera è stata ripresa dai popoli del sud globale grazie alla resistenza di Cuba, soprattutto in Venezuela. Questo è insopportabile, perché quando gli ultimi della catena, quando gli operai, gli studenti, le donne rialzano la testa e si trasformano non in casi umani, come vogliono che ci trasformiamo noi da noi, ma in soggetti attivi che portano avanti il potere popolare, diventano una minaccia inusuale, straordinaria, addirittura per la sicurezza degli Stati Uniti, come gli Stati Uniti hanno dichiarato essere il Venezuela. Un affidamento speciale con Cara, perché prima ha nato questo report grazie a Emilio Lambiasi e a sua moglie Bellina, e per supposto che hanno avvicinato a Marco Galli,
E dopo abbiamo sviluppato una bellissima relazione con il sindaco attuale e con tutti gli staff che lo accompagna. Io voglio ringraziare anche mia squadra che mi accompagna, Indira Pineda, Massimo Rea, Luigi, mia figlia Marilis, mio compagno Fabio e Fatima che è la compagna che sta con noi también, no? E voglio dire che veramente per noi è un onore compartire contatto con cada uno di ustedes. Scusate che non parlo bene l'italiano, mi sto imparando il napoletano, a Luca che ha fatto questo tipo di iniziativa, por supuesto Geraldina che ha sido l'estandarte per noi, lei ha sido la giornalista più combattiva del manifesto comunista, ha sido sottoattaccata, è andato per il Venezuela e io sono sicura che lei ha dimostrato andare la ultima gota del suo sangue per il Venezuela. Anche con noi sta un bravissimo compagno che si chiama Gianmarco Pisa, che anche pido también un saluto perché loro hanno andato per Venezuela a fare un lavoro bellissimo della solidarietà. Devo Loredana, por supuesto, che non devo jamás dimenticare. Devo dire, Andrea, veramente che sono commossa vedendo questo tipo di film. E Francesco, guarda, Francesco ha un libro di un studio critico con il cinema. Io sono ignorante in questo, però posso dire che ha trasmesso un sentimento, una collegazione direttamente, perché tutti stiamo sotto e attento, vedendo tutto lo che corre. La donna sta incinta, non sta incinta, lui va a picchiare la donna, o sea, è la stessa storia che fa il capitalismo su noi. Noi siamo tutti la stessa cosa, uomo, donna, africano, pakistani, siamo lo stesso, siamo operaio, siamo la mamma, la figlia, siamo lo stesso, con una sofferenza, con una società così marcata come il capitalismo che sfruttano a tutti noi. Quando noi nos convertimos en un enemigo, cuando noi vediamo al fratello, alla sorella, como quello che va a competir con noi, es producto della società che inizia nella scuola, che noi repitiamo il modello anche di esa società e del mondo. En Venezuela ho visto che la persona per pura cosa si è bruciato, ha fatto quello, però in nostro paese, come l'ha detto Geraldina, la persona solo per andare alla strada con una libertà la bruciano con il colore della pelle, per pensarlo diverso, lo bruciano vivo, da vivo. Perché? Perché l'opposizione non crede in una democrazia partecipativa e protagonica. Loro sanno che il popolo ha reazionato, che ha sviluppato una coscienza collettiva e che va a fare di tutto per difendere l'autodeterminazione. È per questo che Venezuela, la Bolivia, Cuba, Brasile, Paraguay, Uruguay, anche l'Argentina, noi siamo sotto attacco del governo statunitense, non del popolo, perché il popolo statunitense sta soffrendo veramente, eppure noi qua stiamo soffrendo. Io ricordo il giorno che Emilio Lambiase mi ha portato a casa sua, quando al momento era il sindaco Marco Galdi, e Marco Galdi ha parlato e dice: io sono veramente preoccupato perché non riesco a sviluppare un'economia, perché lo ragazzo, lo giovane va via perché non trovano un lavoro. Io dico: guarda, questo è il socialismo, questa è una persona consciente che vede la necessità, il bisogno di dare la copertura. Non è giusto che la persona più matura, più con esperienza sia sfruttata e devono lasciare, devono rimanere da sola, perché lo figlio deve cercare una lavoro fuori del territorio. E che questo non è una seconda guerra mondiale, questo è una terza guerra mondiale silenziosa, dove la persona non ha l'opportunità di svilupparsi nello stesso territorio. Noi in Venezuela abbiamo ricevuto con amor, con dolcezza, con carino a tutta la popolazione. Noi abbiamo in nostra pelle, in nostra sangue, sangue italiana, sangue portogalla, griega,
francese, española, que se han dado vía, pero el gobierno piensa que deben tener el control. Por quello es importante sviluppare la revolución al interno del hogar. Cuando noi como mamá, como noi como figlia, le imparamos, le enseñamos a nuestro figlio que primo debemos respetar al otro, independientemente del color, aunque la diversidad del sexo, de los colores, sea diversa, noi siamo primo que todo essere umano, y como essere umano debemos ser respetados aunque la pensemos diverso. E quello è il principio fondamentale. Il Venezuela è sotto attacco. Pensa tu che io sono capace di rendere ante un dittatore? Pensa tu che Nicolás Maduro, un uomo nero, descendiente del nero, operario, è capace di attaccare, di combattere in contra del suo proprio popolo? No! Chávez mai nella vita si è sbagliato. Chávez sapeva che la persona, perché Chávez è morto, perché lui ha posto di tutto, ha dato su propria vita, su propria recuperazione, per salvare all'altro, perché sapeva che è la unica opportunità. E noi bisogniamo veramente che la rivoluzione si sviluppi qua in Italia. E che miglior posto che il sud d'Italia, che ha soffrito di tutto, che miglior posto voi che hanno sido arrebatati della ricchezza, voi che anche lo stesso, la lingua napoletana, che è lo più vicino di noi, dell'America Latina, se vuole dire no, no, è che la lingua napoletana è l'essenza, noi siamo essenza. Por quello que este tipo de filtro, este tipo de actividad que se realiza, que se sviluppa, es importante portarla no solo dentro. Noi dobbiamo andare en el cuartel più pobre, noi dobbiamo andare dove sono la donna che han sufrido e che continua, che rimane questa sofferenza, dove sono gli africani che sono sfruttati, in tutti gli opposti, queste associazioni che lavorano per rescatare alla donna che sono prostituta, quella donna che nessuno pensa che esa donna siente qualcuna cosa, che lo figlio, è che quasi lo figlio non sono esseri umani, è che noi non siamo esseri umani, è che noi non siamo proprietari della terra, noi siamo proprietari di niente, solo di firmare la paz, la guerra, per poter implantare la paz. E questa deve essere la strada corretta per arrivare. Pace, amore, rispetto, non sentir che nessuno, dobbiamo cambiare il capitalismo, dobbiamo firmare il capitalismo che è il risultato di quello che noi stiamo vivendo. Agradezco a tutti quanti per questa bellissima manifestazione, scusate per aver dettagliato un po'. Ho detto una cosa bellissima, noi siamo essenza, una cosa molto bella, me la faccio mia, grazie. Solidarietà internazionali intitolate Todos Somos Venezuela. Siamo tutti Venezuela. Allora quello che vi chiediamo, chi vuole, se siete d'accordo, di fare tutti e tutte una foto insieme sotto la scritta Todos Somos Venezuela, da mandare alle compagne e compagni in Venezuela per dire che non sono soli. Allora, grazie, ringrazio Elio Bada, davvero.